con Filippo Cipriani, DS del Sant'Ermete Calcio. Stiamo puntellando pian piano la rosa del Sant'Ermete, siamo ancora a luglio, c'è tempo in vista anche della preparazione, dell'inizio del torneo. Allora, dopo quest'ultimo acquisto ti chiedo cosa manca ancora al Sant'Ermete Calcio per completare il puzzle. Ma in realtà non manca molto, perché nelle settimane successive alla nostra prima chiacchierata proprio qui al Pub Ushad sono stati portati avanti dei dialoghi che hanno condotto la società alla definizione di alcuni colpi in entrata. Ricky ne è una ultima testimonianza, ma nel frattempo abbiamo gettato le basi per così portare a Sant'Ermete altri calciatori nell'ottica del miglioramento della rosa, del integrare la rosa già esistente con calciatori che potessero innalzarne il livello tecnico e caratteriale. Filippo, sarà molto importante trasmettere in questa stagione fin dall'inizio quello che è poi alla fine il Sant'Ermete Calcio. Lo vediamo anche qui l'ennesima volta che siete riuniti nel pub di cui fa parte il presidente del Sant'Ermete, Alex Martino. Insomma, si ripartirà con quello spirito, sapendo che un campionato di promozione è molto difficile, ci sono già due squadre che forse hanno qualcosina in più, però ripetiamo che il verdetto arriva sempre dal rettangolo da gioco. Sì, noi siamo attenti alle cose di casa nostra, chiaramente osserviamo anche quello che accade intorno a noi, ci sono delle squadre che si sono rinforzate molto. Io credo che quest'anno la promozione sia veramente una eccellenza 2, perché la concentrazione di squadre nel territorio è permette ai giocatori di collocarsi in questa categoria qualora abbiano un lavoro da tutelare, da difendere. Noi abbiamo semplicemente proseguito sulla strada che abbiamo tracciato l'anno scorso, quella di allestire un gruppo che fosse competitivo. Quest'anno credo che siamo riusciti perlomeno sulla carta a migliorarlo. Vorrei spendere una parola sull'arrivo di Marconi, che è un calciatore che ritengo estremamente importante. Quando c'è stato lo spiraglio per poter arrivare a questo calciatore, io mi sono messo al lavoro duramente, è stata una trattativa lunga che anche delicata, perché vi erano alcune situazioni da gestire con una certa cautela. Lo stesso Coriano, che voleva trattenere questo ragazzo, che aveva preso una decisione molto forte, quindi il suo approdo è molto del... C'è molto della volontà di Riccardo in questo trasferimento, e c'è anche molta volontà da parte del Sant'Ermete ad esaudire le richieste di una società che non voleva privarsi di un calciatore. Io, dal mio punto di vista, sono felicissimo di poterlo riabbracciare dopo averlo portato Coriano, e ritengo che sia un calciatore veramente importante e di grande spessore per questa categoria. E infatti avrà anche un ruolo delicato, perché tu l'anno scorso eri stato partecipe insieme a tutta la società di un pezzo di mercato da 90 come Ferrari, che si è trasferito al Pietracuta. Avrà il compito anche di sostituire un giocatore così importante, seppur sapendo che Marconi comunque è in grado di coprire varie zone del centrocampo. Sì, lo dissi davanti alle tue telecamere, c'era la necessità di sostituire un calciatore estremamente importante all'interno della nostra rosa e nel contesto di questa categoria, e credo che Riccardo abbia tutte le carte in regola per poterlo sostituire, e anzi per dare alla squadra delle caratteristiche diverse rispetto a quelle che aveva Michele. Ma vorrei ricordare anche gli acquisti di Braschi in questa direzione, o anche l'arrivo di Dallaro, le conferme di determinati calciatori. Crediamo, o perlomeno siamo convinti di aver agito secondo una logica che per noi era quella di dare valore a determinati requisiti umani e chiaramente calcistici. Questo è quello che ci siamo impegnati di fare, quello che ci siamo ripromessi di fare, e per questo e nel nome di questo ci siamo e siamo ancora qui pronti a valutare eventuali nuove opportunità, detto che la squadra oggi posso dire al 99% è definita e completa.